Cari amici di Idea Plus, bentornati all'ennesima puntata, ad un'ennesima puntata delle Twitch interviste pubblico. Applausi, applausi finti, veri, in DAD, in TAD, in... vogliamo un tripudio di applausi, vogliamo che ci facciate sentire il vostro calore anche virtuale, ma noi sentiamo il vostro calore anche che ci arriva da tutti i telespettatori che ci stanno guardando seduti comodamente magari sui loro divanetti attraverso i loro teleschermi, attraverso il canale 190 del digitale terrestre che è per l'appunto Idea Plus. Trasmettiamo come sempre dai nostri studi di Chianciano Terme e noi siamo felicissimi di tornare ad elargirvi di questa mezz'oretta di divertimento, di allegria e di tante cose belle, chiaramente sempre con ospiti legati al mondo dell'arte, dello spettacolo, della cultura, di tutti coloro che in qualche maniera hanno qualcosa da dire e da esprimere attraverso la propria arte. E come al solito partiamo a bomba presentando l'ospitessa di questa puntata. Pensate che lei è un'illustratrice nonché una grandissima appassionata di arte. Si è diplomata in decorazione col massimo dei voti all'Accademia delle Belle Arti di Brera e tra le forme di espressione predilette non possiamo non citare i fumetti e il cosplay. Signore e signori, per tutti voi qui alle Twitch interviste ho il piacere di presentarvi Judy Chan. Ciao. Ciao, come stai? Tutto bene. Bene, ti è piaciuta la presentazione? Ho detto tutto giusto? C'è qualcosa che non torna? Va benissimo, perfetto. Ok, allora cominciamo questa mezz'oretta di chiacchiere e di divertimento. Intanto io ti ringrazio per essere nostra ospite in questa puntata. Possiamo fare un complimento? Perché sei veramente, non vogliamo scendere in... vogliamo fare cose che poi ci dicono che no, no, però guardate, è meravigliosa, cioè io dico soltanto questo, cioè, bellissima. veramente stupenda e fantastica. Allora, iniziamo dalla fine della presentazione perché io ho detto che tu prediligi tra le varie forme, diciamo, di arte quella del cosplay, dei fumetti. Ti vediamo qui rappresentata con un cosplay che tu hai definito molto easy. Quindi io due parole sul cosplay le spenderei per chi ancora non conoscesse questo mondo e soprattutto magari dirci qualcosa sul personaggio che rappresenti o sul costume che indossi. Certo, vabbè, oggi sono nei panni di Mikasa di Attack on Titan, che di cui c'è sia il manga che l'anime. E ho definito cosplay easy in questa versione perché comunque è comodo, ha una camicia, un paio di pantaloni, una sciarpetta, c'è anche la giacchettina qua dietro. Però in realtà può diventare un cosplay molto complesso perché ha poi due spade e tutto degli accessori parecchio ingombranti che si montano sulla schiena e sui lati delle gambe, che si chiama movimento tridimensionale, che è appunto questo marchingegno che usano all'interno della saga. Io ho realizzato anche quello, però ovviamente è ingombrante, è difficile da mettere, è scomodissimo, quindi l'ho evitato per oggi, giustamente. Ecco, cerchiamo di andare un pochino più nella specifica e cerchiamo di far capire anche a chi ci guarda e che non è proprio avvezzo al mondo del cosplay cosa è il mondo dei cosplay, il mondo del cosplayer e che cosa significa un po' questo termine. Cioè, io lo so, però cerchiamo di farlo capire, chiaramente avendone una rappresentante qui ospite, è chiaro che preferisco che le persone lo sentano da te, ecco. Quindi iniziamo un po' a capire che cos'è, trasmettiamo
telespettatori che ci guardano da casa anche un leggero chiarimento su tutte queste parole che magari a qualcuno possono suonare un po' strane sul mondo degli anime, dei manga, dei fumetti e quant'altro. E quindi facciamo una panoramica un po' generale per chi magari è incuriosito da questo mondo e per chi non sa o non è proprio avvezzo ad utilizzare questa terminologia. Certo, quindi il cosplay, come dice la parola stessa, è costume e play, quindi costume e gioco, proprio perché prevede sia il vestirsi da personaggi di cartoni animati, anime, manga, fumetti, di qualunque genere, film, serie TV, e poi una parte più, se vogliamo, interpretativa, recitativa, che si può appunto portare nelle gare cosplay o comunque anche quando si fanno le foto e quindi ci si immedesima nel personaggio con una serie di atteggiamenti, espressioni, pose, posture proprio tipiche di quel personaggio. Quindi proprio di mettere insieme il vestirsi e l'interpretare il personaggio. Che poi insomma si può decidere di comprare i costumi oppure di realizzarli da sé. Tanti cosplayer li realizzano, fanno magari sia la parte sartoriale sia la parte di props, ovvero degli accessori che possono essere da armi piuttosto che cappelli o accessori di qualsiasi genere. Quindi è un mondo molto ampio che prevede appunto anche avere tante abilità, perché appunto un cosplayer bravo al 100% deve essere bravo a cucire, creare accessori, acconciare parrucche, truccarsi e poi ovviamente anche la parte quindi interpretativa. Quindi in realtà è un campo abbastanza ampio, prevede tante discipline, insomma. Quindi è una disciplina, un lavoro, se così vogliamo chiamarlo, uno di questi nuove forme di espressione di arte che magari in paesi come paesi appunto orientali, il Giappone, eccetera, magari hanno preso piede molti anni fa. In Italia sono arrivati negli ultimi 10, 15, 20 anni circa, e quindi tu sei una delle rappresentanti, diciamo, di questo mondo. Dicevi che giustamente bisogna avere molte competenze per poter riuscire a creare un costume, un buon costume, oltre anche a quella, se mi permetti, l'interpretazione, quindi anche una buona dose attoriale, ma diciamo non è la sola cosa che conta nel realizzare, nel creare cosplay. E come ti sei creata queste competenze nel tempo e quale senti più tua? Nel senso, io preferisco di più cucire, preferisco di più acconciare, mi trovo meglio nell'indossare, interpretare. Ecco, magari tutte quante, ecco. No, vabbè, allora, purtroppo non sono molto buona nel cucire, quindi di solito per la parte sartoriale o compro direttamente i costumi oppure mi faccio aiutare da un po' di amici, insomma, a cucire. Mi piace di più dedicarmi alla parte quindi di realizzazione dei props, quindi gli accessori. Infatti faccio da me appunto le spade, le pistole, le varie armi, piuttosto che appunto vari accessori, utilizzando anche svariatissimi materiali anche lì. Per quanto riguarda le parrucche, in realtà è una cosa che ho iniziato a fare solo quest'anno, quindi di provare ad acconciare un minimo le parrucche, quindi magari fare qualche ciuffo più definito e cose di questo tipo. E quindi in realtà le cose che mi piacciono di più sono sicuramente quindi fare gli accessori e poi la parte di posa, quindi insomma fare le foto, rendere vivo il personaggio tramite le foto e gli scatti fotografici. In accordo magari col fotografo, si cerca la location giusta, si cerca il mood giusto per rendere meglio il personaggio, e questa è la parte insomma che mi piace di più del cosplay. Quindi non è che voglio avere tutte le skill per essere un buon cosplayer, ovviamente no, non serve per forza. E
a questo che tu stai dicendo, a questa risposta che ci hai appena dato, io vorrei ricollegare una domanda, ma una domanda leggermente particolare che nel corso delle puntate noi abbiamo posto a tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci di volta in volta. E è la domanda che io ho definito la famosissima domanda all'incontrario. Te ne ho parlato fuori onda, ti ho anche aiutato dandoti e consegnandoti la domanda per tempo. È la classica domanda a cui, che sicuramente ti sarà stata posta decine di volte nelle interviste o comunque in ciò che ti viene chiesto quando appunto ti approcci a parlare con qualcuno che è incuriosito e interessato a questo mondo, in questo format che è divertente, allegro e spiritoso, noi cerchiamo di stravolgere un po' il concetto di domanda classica e quindi questo è il momento di far vedere la parte attoriale del cosplayer, e cioè quella di rispondere a questa domanda in una maniera totalmente inusuale, magari anche non corrispondente al vero, lo diciamo sempre per chi ci sta guardando da casa, è una maniera per giocare, per scherzare anche con gli ospiti che di volta in volta ci vengono a trovare, settimana dopo settimana ci vengono a trovare. E la domanda è questa: come scegli i personaggi da realizzare in cosplay? Adotti un criterio particolare? Effettui sondaggi tra i tuoi fan o ti vengono richiesti e o consigliati? Dunque, vi svelo il mio segreto, ok? Solitamente mi affido a una sorta di chiaroveggente tipo Vanna Marchi, che con le carte mi dice proprio al momento stesso che cosplay fare, quindi mi predice il mio cosplay prossimo, e alle volte gira anche più carte insieme, quindi devo può adattare la scelta su dei mashup di personaggi mescolati insieme, ma questo è il mio metodo. Mi fa piacere che tra tutte le persone che potevi scegliere, proprio a Vanna Marchi, tu ti sia affidata, no? No, perché sappiamo tutti, lo sapete amici che ci state seguendo, Vanna Marchi è proprio, cioè, una... tipo Paolo Fox, cioè non voglio dire nel senso, però è affidabile come... No, vabbè, ci fa piacere questa cosa, anzi ti ringrazio per aver scherzato con noi. Non è finita, chiaramente, abbiamo ancora qualche minuto davanti, però è bella questa cosa di provare a mettere in difficoltà anche ospiti, però posso dire che sei stata bravissima nella risposta, mi ha fatto divertire tantissimo quello che hai detto, quindi voglio farti i complimenti così, in diretta, perché sei stata veramente brava, credo che anche i telespettatori da casa abbiano apprezzato. Bene, bene, bene. Allora, continuiamo a parlare, diciamo, del mondo cosplay, continuiamo a parlare appunto con Judy Chan. Ecco, da questo punto io vorrei ripartire per tornare a fare domande leggermente più serie. Intanto l'origine del nome e soprattutto come mai spesso e volentieri troviamo, sempre per chi ci sta guardando da casa e per chi non è avvezzo a questo mondo, spesso e volentieri troviamo questa sorta di suffisso, se così vogliamo chiamarlo, all'interno dei nomi di chi si appresta a questo mondo. Ecco, c'è una motivazione valida. Ma allora, il mio nome è Judy Chan, deriva ovviamente dal mio nome che è Giuditta, quindi Judy semplicemente un abbreviativo. E Chan è un classico suffisso giapponese che si usa come appunto vetteggiativo per dire insomma, quindi piccola Judy o Judy carina, o cioè una cosa cute, diciamo, kawaii, carina, insomma. E lui si usa abbastanza spesso appunto per approcciarsi a qualcuno che è magari più giovane, più piccolo o più semplicemente carino. E in realtà è un nome che mi ero data ai tempi del liceo, quando disegnavo spesso e volentieri, mi firmavo con Judy Chan, e quindi ho deciso di mantenerlo anche nel cosplay. Semplicemente questo.
Assolutamente, assolutamente. Noi cerchiamo, magari, se alle volte alcune domande chiaramente possono sembrarti un po' banali, sono semplicemente fatte per introdurre le persone che, appunto, come ho più volte ripetuto durante il corso della puntata, magari non sono totalmente avvezze a parlare di queste cose, ecco, soprattutto in persone che si apprestano a vedere magari per la prima volta esponenti del mondo cosplay e quant'altro, che appunto parlano delle loro passioni. Ma tu hai giustamente, e io in presentazione l'ho sottolineato, tu hai un'altra passione che, al di là di quella dei fumetti e dei cartoni animati, che in gergo tecnico si chiamano manga e anime, però tu hai detto che sei una disegnatrice, e qui vorrei ricollegarmi alla presentazione, perché tu sei diplomata col massimo dei voti all'Accademia delle Belle Arti di Brera in decorazione. E capire un po' qual è stato il salto e il passaggio tra il mondo, diciamo, della decorazione, il mondo cosplay, e soprattutto quanto ti ha aiutato questa tua passione, questa tua manualità, chiamiamola anche esperienza, chiamiamola in qualunque modo si voglia definire, e in che modo hai, se c'è un modo e se hai integrato questa tua passione o questa tua capacità nel mondo dei cosplay e nel mondo di cui stiamo parlando in questa puntata. Ok, ma allora, l'Accademia, diciamo, il corso di decorazione in realtà è molto ampio, spazia molto su varie discipline, quindi dalla pittura alla scultura, all'installazione, alla decorazione da mosaico, affresco, quindi davvero ampissimo come contesto artistico. Da lì ovviamente io ho sempre disegnato, fin da piccolina ho fatto liceo artistico, ho sempre disegnato fumetti eccetera, quindi ovviamente l'avere comunque delle abilità artistiche e fantasia, un po' di estro, creatività, passione per utilizzare anche materiali sempre differenti, provare a sperimentare, è una cosa che nel cosplay ha ovviamente aiutato, perché anche nel cosplay, come accennavo prima, per la realizzazione degli accessori soprattutto servono materiali un po' particolari, che non è la solita carta pesta piuttosto che cartoncino e cose un po' così, ma si parla di materiali magari termoformabili, materiali plastici, delle gomme specifiche piuttosto che delle colorazioni particolari, l'uso dell'aerografo, quindi insomma avere una manualità artistica sicuramente aiuta. Poi vabbè, contesto, cioè insomma, per quello che riguarda l'illustrazione è una cosa che porto avanti anche adesso, non è collegata in alcun modo col cosplay, perché comunque non sono riuscita a fare un minimo un'unione tra queste due cose, però comunque è un lavoro, una passione che porto tuttora avanti. Ed è tutto, fa parte sempre delle sfaccettature del mio mondo artistico in generale, quindi insomma è tutto un insieme di cose. Non so se ho risposto alla domanda in maniera... No, assolutamente, assolutamente. C'è il lato del disegno che probabilmente si avvicina un po' di più a quello che è anche il mondo dei cosplayer o comunque sia dei disegnatori, ecco. Tu sei anche una disegnatrice, non so se lo fai per passione a tempo perso oppure se in qualche maniera riesci a integrare quest'altra capacità che tu hai all'interno della tua professione e del tuo lavoro, ma hai mai pensato magari di disegnare un fumetto o comunque sia di, se già lo fai, illustrazioni, visto che comunque sei un'appassionata di arte, magari, che so, illustrazioni per libri storici, non lo so, tutto ciò che potrebbe essere correlato col mondo del disegno, se in qualche maniera sei riuscita o stai portando avanti dei progetti o hai in mente di portare in futuro qualche progetto legato al mondo del disegno. Ma allora, più che altro ho lavorato nell'ambito dell'illustrazione per bambini, illustrazione scolastica, quindi cioè
Ho proprio lavorato effettivamente, quindi ho anche dei libri pubblicati, insomma, appunto per libri magari per l'asilo, per le scuole elementari, classici disegnini intorno ai test, agli esercizi di italiano, di matematica, quelle cose lì un po' divertenti comunque. E in realtà ho anche appunto dei progetti in ballo, proprio un libro totalmente originale, un racconto per bambini che sono fatto in collaborazione con un mio amico e quindi spero che veda la pubblicazione quanto prima possibile. Dal punto di vista fumetto vero e proprio, diciamo che tempo addietro, quando ero più piccolina, avevo fatto dei fumettini miei, ma giusto per. Attualmente, diciamo, essendo comunque una scena lavorativa abbastanza impegnativa, quella del fumetto, non che quella dell'illustrazione sia la meno, assolutamente, però ecco, non mi sento di tentare proprio verso il fumetto, preferisco rimanere più sull'illustrazione, che poi possa svilupparsi come un simile graphic novel o qualcosa del genere, volentieri, però ecco, al momento preferisco l'illustrazione singola, quindi puoi lavorare su libri illustrati. Certo, chiaramente ognuno deve provare a seguire le proprie aspirazioni, le proprie passioni ed è anche giusto che alcune cose vengano scartate, anche se ci sarebbe la possibilità e la capacità e la competenza per fare determinati lavori, ma giustamente è giusto, sei giovanissima, non diciamo l'età perché non si chiede l'età a una ragazza, ma sembra che insomma di strada da percorrere tu ne abbia tantissima e immagino che questo giochi un po' a tuo vantaggio. Noi ci siamo incontrati e conosciuti attraverso, per l'appunto, per rimanere in ambito di illustrazioni, attraverso dei disegnatori, una casa editrice comunque della zona del nord Italia, in cui di Novara, se non vado errato, in cui tu hai prestato, diciamo, il volto ad uno dei personaggi, così erano i guardiani dei vari territori, delle varie regioni d'Italia. C'è stato questo progetto molto interessante dei nostri amici che salutiamo, Fabrizio e Chiara, che li salutiamo, e tu sei stata, hai impersonato perché il mondo cosplay è anche quello, impersonare, riuscire ad impersonificare dei personaggi magari non reali, però farli diventare anche soltanto per qualche evento, qualche momento dei personaggi reali in carne ed ossa. Se ti va di scambiare due parole, di parlare anche di questo progetto che sembra molto interessante, molto carino ed è magari giusto che anche le persone che ci stanno guardando possano venire a conoscenza di questo. Sì, appunto Chiara e Fabrizio sono due miei amici da tanti anni e da sempre hanno portato avanti questo loro progetto di supereroi italiani, che è appunto la serie ultima, proprio sono i Guardiani Italiani. E facendo io cosplay hanno deciso, mi hanno proposto questa collaborazione, quindi di realizzare il cosplay di un loro personaggio. Allora, ovviamente ho accettato perché comunque il personaggio era molto bello, si chiama Croce Bianca, come design molto accattivante e comunque rientrava un po' nelle mie corde come tipologia di personaggio e quindi ho accettato appunto di buon grado. Quindi ho realizzato tutto il costume, gli accessori, tutto quanto, ho cercato la parrucca giusta, tutta la maschera, così e quindi mi sono trovata ad andare con loro in diverse fiere di fumetto, eventi. Portando il loro personaggio. Ovviamente da parte loro c'è stata molta emozione, perché comunque è bello vedere una propria creazione, di solito in 2D, quindi su carta, prendere vita nella realtà con un personaggio in carne ed ossa che fa quel personaggio nello specifico. Quindi sicuramente è stato un bel progetto e spero che si continui questa collaborazione, ci saranno altre occasioni per portare il personaggio di Croce Bianca, perché comunque appunto è un bel progetto, un bel personaggio e
e riuscire anche ad arrivare a, cioè, ampliare il pubblico con il cosplay è sicuramente una strategia interessante, che così non attira l'attenzione solo dei classici amanti del fumetto, ma ovviamente il cosplay attira tanto l'attenzione, vedi una persona vestita in modo particolare in una fiera, ci fai caso, e quindi anche se non sei pratico dei fumetti italiani, un occhio magari ce lo butti e chi lo sa, poi uno si incuriosisce e si appassiona. Qual è stato, domanda secca, il personaggio che ti è piaciuto di più interpretare? Probabilmente 2B di Nier Automata, che è un videogioco. È un personaggio che ho portato in più versioni, la versione classica sua, più alcune versioni tipo da spiaggia, versione scolaretta, versioni insomma kimono, altre versioni, però mi piace molto come personaggio perché comunque sia come stile di look mi sento molto a mio agio, perché comunque è un personaggio abbastanza anche sensuale, però un po' dark, però molto carino, cioè è un bel mix di caratteristiche in cui mi sento molto bene, insomma, a portarlo in fiera. Certo, assolutamente. Senti, in conclusione di questa bellissima chiacchierata, anche molto istruttiva, che abbiamo potuto fare, realizzare con Judy Chan, Giuditta, ti chiamo anche col tuo nome reale, diciamo soltanto giustamente il nome. Poi ti farò magari anche ricordare i tuoi contatti e dove possono trovarti, perché immagino che in qualità di cosplayer tu sia anche molto attiva sui social e sulle varie piattaforme che oramai tutti noi utilizziamo e che utilizzano anche in tutto il mondo e chiaramente da cui traiamo spunto anche noi con il nostro format, con la nostra trasmissione. Se dovessi dare un consiglio a chi volesse approcciarsi a questo mondo per iniziare e soprattutto per divertirsi, perché ricordiamolo che nonostante nelle varie fiere del fumetto ci siano le classiche competizioni tra cosplayer, il cosplayer, l'hai detto tu all'inizio, è un gioco, è il divertimento, è giocare, è ciò che tutto ciò che appartiene anche a questo format, è tutto ciò che appartiene anche a questa mezz'oretta di chiacchiere. Quindi se dovessi dare un consiglio a chi da domani volesse approcciarsi a questo mondo, quale sarebbe? Ma allora sicuramente scegliere un personaggio di cui si è davvero appassionati, quindi dove c'è proprio tanta voglia di portare quel personaggio e quindi anche se lo si porta magari non perfetto, però si è comunque molto felici, proprio orgogliosi di impersonarlo, di portarlo in fiera con gli amici, fare le foto, divertirsi. Appunto, non è necessario avere grandissima abilità per fare un buon cosplay, perché oggigiorno si possono tranquillamente acquistare online, ci sono tantissimi siti che vendono cosplay, lenti a contatto, parrucche, accessori, quindi davvero ce n'è per tutti i prezzi. E quindi la parola d'ordine è sicuramente divertirsi. Tanti si fissano sul però non sono perfetto per fare quel personaggio perché magari non sono abbastanza alto, non sono abbastanza magro, non sono abbastanza muscoloso per fare quel personaggio, ma in realtà il cosplay appunto è un hobby, è una passione, è divertimento, quindi anche se non si è davvero perfetti, se non si è identici al personaggio, l'importante è portarlo per una giornata in fiera e divertirsi, sentirsi bene e evadere proprio dalla monotonia della solita vita, dai problemi di scuola, di lavoro, di famiglia, eccetera, fuggire e vivere un giorno come proprio eroe di fumetti. Bene, un consiglio molto importante e prezioso per chi giustamente magari anche dopo questa chiacchierata volesse approcciarsi a questo mondo. Quindi soltanto per questo ti ringraziamo e in conclusione di puntata volevo anche ringraziarti personalmente per essere stata nostra ospite di questo format un po' bizzarro e particolare che sulle frequenze di Idea Plus, nel quale cerchiamo di portare anche un po' di divertimento e soprattutto di
sano, anche buon umore e così una mezz'oretta di spensieratezza davvero, perché è ciò di cui tutti noi adesso abbiamo bisogno, quindi grazie per essere stata nostra ospite. E in conclusione, se vuoi ricordare magari i tuoi social principali o dove le persone possono seguirti, puoi tranquillamente farlo. Ok, allora mi trovate sicuramente su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, basta, sempre come Julie Fan. Volendo ho anche OnlyFans, sempre come Judy Chan, però beh, un po' meno social, però insomma è sempre un canale importante. E quindi ovunque come Judy Chan mi trovate. Assolutamente, assolutamente, l'abbiamo forse saltato a pie pari questa nuova forma di espressione di comunicazione, ma magari ci torneremo, che ne so, magari se avrai voglia tornerai a trovarci e parleremo più approfonditamente magari anche di altri aspetti del tuo essere cosplay e cosplayer. Magari ho preferito concentrarmi di più su ciò che sei, su ciò che porti anche nella tua professione, nel tuo lavoro, e magari cercare di introdurre e far capire a chi ci sta seguendo da casa ciò che è il mondo dei cosplayer. Quindi grazie ancora, e è stato bello averti qua. Grazie a voi per l'invito, ovviamente. E noi, come sempre, come al solito, ci diamo appuntamento in conclusione di questa puntata ad una prossima puntata che sicuramente tornerà a farvi compagnia qui sulle frequenze del canale 190 del Digitale Terrestre, che è Idea Plus. Ci vediamo alla prossima!